di Perluso. In poi, quindi in piena era bebop, si comincia a sviluppare una corrente di musica tutta influenzata dai ritmi afrocubani. Quando il jazz ha scoperto Cuba è stato negli anni 40, c'erano Dizzy Gillespie, Charlie Parker, perfino Stan Kenton, che ogni tanto andavano in una discoteca che andava molto di moda a New York, il Palladium. Andavano così, si affacciavano al Palladium, dove suonavano delle grandi orchestre cubane, questo negli anni 40, per esempio l'orchestra di Macito. E lì conobbero per esempio un trombettista che si chiamava Mario Bauzà, trombettista cubano, e cominciarono a familiarizzarsi con questa musica ed furono subito affascinati. Questa contingenza è nato il Cuban Bop, e cioè il bebop con questa iniezione ritmica cubana molto forte. Uno dei principali alfieri del bebop, Dizzy Gillespie, scopre l'afro-cuban jazz attraverso Mario Bauzà, che suona con lui nell'orchestra di Cab Calloway. Mario Bauzà suona a sua volta nell'orchestra di Macito, Frank Grillo, detto Macito. È talmente potente l'influenza di questa musica sulla scena di New York degli anni 40 che immediatamente tutti i compositori dell'epoca ne risentono. Pitrugolo, che è l'arrangiatore dell'orchestra di Stan Kenton, gli dedica addirittura un brano con il suo nome, Macito, come aveva fatto prima con Minor Ferguson o con Shelly Manne. La musica da ballo
si può riassumere proprio nel genere del son, che viene dall'oriente di Cuba, che si suonava negli anni 20 e poi va a finire fino alla salsa, che diciamo nasce alla fine degli anni 60 nelle città nordamericane, New York, Los Angeles, Boston, nelle comunità latine delle grandi città nordamericane. Lì nasce la salsa fatta dagli immigrati latini, cubani e portoricani. Ora vi faccio vedere insieme alle congas, diciamo, le figure di base appunto del son, che poi diventa salsa. Dizzy Gillespie è particolarmente sensibile all'inserimento di questi ritmi nelle sue orchestre, e questo è reso possibile dall'incontro con un altro musicista di Cuba, Chano Pozzo González. Chano Pozzo integrò a questo brano meraviglioso che sto per presentarvi, che si chiama Algo Bueno, il ritmo afrocubano sulla base di un pezzo bop. Il pezzo bop era Voodin New, che era suonato da Gillespie e Parker, che diventa a questo punto, integrato dai ritmi, diventa Algo Bueno. Algo Bueno sviluppa un concetto molto semplice, una melodia molto bella che i tromboni adesso ci faranno sentire. Qual è la differenza rispetto ai pezzi swing o ai pezzi, diciamo, tipo quelli commerciali che sentivamo negli alberghi di Cuba? Che Gillespie mette, attraverso Gil Fuller, che è il suo arrangiatore, delle colorature tipiche del bop. Cioè, che cosa fa questo arrangiatore? Per dare carattere, per mettere un segno riconoscibile del bop, inserisce praticamente degli assoli trascritti di Gillespie e li fa fare alle trombe. E c'è proprio una risposta che è proprio Dizzy Gillespie trascritto. La quarta, 1, 2, 3, 4, la quarta di D. Questa è una frase, a parte l'ultima, è una frase tipica di Dizzy Gillespie che si può proprio sentire nei suoi soli. Quindi questo dà carattere e crea quella sensazione di linguaggio per iniziati. Cioè, questa è una nuova musica, è nostra e parliamo un dialetto che capiamo solo noi. La risposta alla temperie del bop di Dizzy Gillespie e di Charlie Parker viene dalla West Coast. Nella West Coast operano alcuni straordinari musicisti bianchi come Jerry Mulligan, come Chet Baker e moltissimi arrangiatori che lavorano negli studios di Hollywood per preparare le colonne sonore per la televisione, per il cinema, per la radio e per tutto quello che è il mass market dell'entertainment americano. Ma perché il West Coast Jazz è così importante? Perché il West Coast Jazz è uno sviluppo del cool jazz che nasce a New York grazie alla tuba band di Miles Davis. Cool o West Coast Jazz, un momento fondamentale, diventa a cavallo tra fine anni 40 e primi anni 50, un periodo molto breve, ha una storia molto breve, un declino quasi immediato, ma fissa dei punti importantissimi. Il piano less, per esempio, di Chet Baker e Jerry Mulligan, piano less senza piano, quindi senza uno strumento armonico all'interno di una formazione, apre nuove possibilità fondamentali, per esempio quelle dell'uso del contrappunto, un espediente musicale molto usato nella musica classica, ma che fino a quel momento non aveva
applicazioni pratiche nel mondo del jazz. Questo è uno degli aspetti. L'altro è il rifacimento, quindi i riferimenti relativi al tutto un aspetto più cameristico che sfocerà poi in un movimento molto criticato, ma con anche questo con delle basi interessanti, che è il Third Stream. La musica della terza corrente. La terza corrente, che lega proprio musica classica e jazz. Tristano è sicuramente il caposcuola di quel modo di fare jazz che è stato chiamato cool jazz, che in Italia si è pensato fosse jazz freddo. Per la verità cool sappiamo che è fresco, cioè brillante, piacevole. I musicisti bebop sappiamo che si erano chiusi a riccio e facevano una musica criptica che equivale nella poesia alla poesia ermetica, erano degli ermetici, però con una forte impronta da un lato drammatica, dall'altro lato ironica, da cavare la pelle. Il cool jazz è lo stesso linguaggio diventato fresco, non drammatico, ma nelle mani di un grandissimo come Lenny Tristano, che aveva una preparazione di musicista classico, è diventata una cosa colta. Tristano, questo pianista cieco dalla nascita che in qualche modo rappresentò un momento di estrema rottura con quello che era avvenuto precedentemente. Lui aveva una impostazione degli studi classici, ma riusciva tranquillamente ad eseguire il repertorio e il linguaggio del jazz. Fu questo che sconvolse musicisti dell'epoca, e anche nel caso di musicisti come Charlie Parker o lo stesso Miles Davis, che comunque avevano già un proprio canale, un proprio indirizzo. Lenny Tristano, forte della sua cultura classica, spacca tutte le consuetudini, rompe gli argini e va verso la musica free praticamente. E pensa che riguardo a questo c'è un'altra grande frase di Mingus, che in qualche modo lui è stato un personaggio illuminante, perché fino a che non fu sconvolto dalla malattia aveva sempre un'idea giustissima. Lui disse che il free jazz potevano suonarlo personaggi come Ellington e come Tristano e pochi altri. Come dire, ci vuole una preparazione molto, molto forte per poter essere liberi. Esattamente. Fine anni 40, nel 47 Koenigsegg aveva 20 anni, era dominato da una figura imponente e, come dire, definitiva, che era Charlie Parker, sia sotto il profilo musicale, sia sotto il profilo sassofonistico, sia sotto il profilo
della proiezione della concezione del tempo, sia sotto il profilo addirittura della moda o delle abitudini belle e brutte, no? Purtroppo. Di costume, diciamo. Esatto, di costume, perfetto. Ecco, in quest'ottica in cui tutto il popolo del jazz che affollava i palcoscenici era nero, grosso modo, perché era una piccola minoranza in quel momento che suonava fra i bianchi il jazz inteso come piccolo gruppo innovatore, appare questo gruppetto guidato da Lenny Tristano, in cui propone la musica più sommessa, estremamente sofisticata, con una grande ricchezza armonica, una straordinaria competenza anche melodica. Davis, in quel momento che scelse Lee Konitz, credo 19enne addirittura, conosciuto minorenne nell'orchestra di Thornhill da Gil Evans, e i suoi fratelli neri, diciamo, gli dicono: perché in questo momento, era un momento un po' di crisi, non si suonava molto, non c'era molto lavoro, perché fai suonare un bianco invece di un nero? E Davis, che poi è sempre stato un indipendente, questo insomma è stata una delle sue grandi armi probabilmente, rispondeva: perché nessun nero suona come Lee Konitz in questo momento, io ho bisogno di quel suono, di quel sassofonista. Un personaggio che era stato più o meno trasversale, più o meno un po' di confine nell'era del bebop, quale Miles Davis, che aveva avuto occasione giovanissimo di suonare con i più grandi, con Charlie Parker, nel momento in cui questo arrivò a New York, da una serie di incontri che avvennero tra l'altro in un famoso seminterrato di Gil Evans, casa sua praticamente, nella sua casa, dove c'erano le chiavi attaccate fuori e chi entrava entrava tranquillo. Inventarono questa cosa, cioè cercarono di mischiare quello che era stato fatto fino ad allora con degli stilemi delle grandi orchestre, ma anche della musica classica. E fu importantissimo il passaggio in cui decise di mettere in piedi una tuba band. Prima la portò dal vivo in un locale di New York e poi la portò in sala di registrazione, e il capolavoro del momento è Birth of the Cool del 49. The Birth of the Cool non nasce come un disco, noi oggi lo possiamo vedere come un LP, un CD, ma in realtà allora si incidevano delle facce singole, e queste facce uscirono singolarmente, appunto erano su due facciate, con 78 giri c'erano alcuni di questi brani. Il disco come lo conosciamo adesso in realtà si concretizzò alla fine degli anni 50, quando anche si capì la portata rivoluzionaria di quelle sedute di registrazione, soprattutto di quel gruppo di musicisti che aveva fatto queste cose così clamorose. Ed è importante quell'esperienza per tantissime cose. Tra l'altro, appunto, la presenza di Jerry Mulligan, 21-22 anni, giovanissimo, solista già maturo e arrangiatore straordinario, ed è quello che mette più diciamo carte sul tavolo. 6 arrangiamenti su 12 sono di Mulligan in quella operazione, Evans ne firmerà solamente 3, anche se Evans rimane un po' il grande papà un po' di questo cenacolo di giovani arrangiatori. Quanto è stato importante Jerry Mulligan nel delineare la figura di questo strumento? Ma io direi che il baritono, che fino alla, diciamo così, all'avvento di Jerry Mulligan era uno strumento un po' sottovalutato, usato in big band per conferire la profondità, eccetera, eccetera. Al coro dei sassofoni. Esatto, nella sezione dei sassofoni. Ma non era molto in auge il baritono.
che è stato lui a dare una dignità al sax baritono che fino allora non aveva. Jerry Mulligan era un grandissimo musicista, con un talento formidabile, un ideatore di situazioni particolari, un ricercatore di suoni diversi. Non a caso lui è stato il primo a costruire un gruppo di jazz, un quartetto, senza l'utilizzo di nessuno strumento armonico. Quindi non c'era piano, non c'era chitarra. L'unico strumento armonico, se vogliamo, era il contrabbasso. Ma prima di fare questo quartetto, che poi diventò famosissimo, anche grazie alla presenza di Chet Baker, che è stato un trombettista nel suo genere unico, ma lui aveva fatto degli esperimenti prima, dei tri addirittura, senza piano ancora, senza questo, senza quello. In più lui aveva una conoscenza musicale enorme, quindi è stato, come sai, anche un grande arrangiatore, Jerry Mulligan. Ha suonato proprio questo baritono, perché lui veniva ogni tanto in Italia per affari e veniva senza strumento. E quando naturalmente gli organizzatori qui in Italia sapevano che Mulligan era in Italia, dicevano che bisogna farlo suonare. Lui non aveva lo strumento, però sapeva che io avevo lo strumento gemello del suo. Il mio strumento è il gemello dello strumento di Gianni. Stessa marca, stessa serie. Stessa nidiata. Quindi lui lo sapeva che l'avevo, allora in due o tre circostanze me l'ha chiesto in prestito e giustamente io gliel'ho prestato. Le spiagge assolate, le belle macchine Studebaker, le palme di Hollywood, insomma la scena della West Coast, producono una musica rilassata, dolce, gradevole, molto fresca, ma molto swingante nello stesso tempo, che è suonata dai musicisti che suonano negli studios, gli studios che faranno poi le colonne sonore dei principali film della nostra vita. Thank you.
fatto prettamente newyorkese. Poi nella West Coast invece il West Coast Jazz è una musica che si sviluppa sulla costa ovest, dove c'è Los Angeles, che è ricca di lavoro per i musicisti, soprattutto bisogna dire bianchi. Infatti molti degli esponenti principali di questa corrente poi sono bianchi, a partire da Gil Evans. E proprio per questo, ecco, citando Gil Evans ma ritornando a Mulligan, uno degli aspetti fondamentali è l'uso dell'arrangiamento. L'arrangiatore diventa personaggio principe, diventa parte dell'organico, viene citato all'interno dei manifesti, diventa la chiave di volta, perché logicamente il cool, essendo molto attento alle strutture, alla costruzione, ai linguaggi, ha bisogno di queste figure, e personaggi come Evans sicuramente diventano capisaldi. La Baia di San Francisco negli anni 50 produce una serie di grandi talenti. Uno dei massimi è Dave Brubeck, pianista che studia seriamente con musicisti come Darius Milhaud e importa nella musica jazz che crea, molto leggera e swingante, quei ritmi dispari che fanno parte delle culture balcaniche, ad esempio. Brubeck intanto ha portato la sua cultura, la sua preparazione musicale, è stato allievo di Darius Milhaud. Questi fortunati studenti americani avevano Schoenberg da una parte, che tra gli allievi aveva John Cage, tra l'altro. Avevano Hindemith, avevano Béla Bartók, al quale Benny Goodman commissionò i contrasti per pianoforte, violino e clarinetto, registrati con Béla Bartók al pianoforte, Benny Goodman e Zighetti al violino, insomma. Questi grandi autori europei hanno lasciato un'impronta incredibile in questo periodo del jazz. Ecco, Brubeck era molto raffinato. Desmond ha vissuto tutta la sua carriera al fianco di Dave Brubeck. Il suo stile fresco e rilassato e la sua sonorità tersa e purissima hanno influenzato moltissimi musicisti, anche nel campo del jazz contemporaneo, come Anthony Braxton. Portò questa raffinatezza dentro le cose che faceva, ma appunto, non so, mi viene in mente il tema di Desmond, che fu uno dei successi maggiori del gruppo di Dave Brubeck. Nel 1954 Dave Brubeck ha un tale successo che la sua faccia va a finire sulla copertina del Time.
negli anni 50 che l'Italia per la prima volta si allinea a quello che viene fatto in America musicalmente parlando. Il jazz della West Coast attrae immediatamente l'attenzione di musicisti italiani del calibro di Oscar Baldambrini, Renato Sellani, Dino Piana, Gianni Basso, Glauco Masetti. Sono moltissimi i musicisti che da quel momento in poi si faranno notare anche a livello internazionale. Ma in quel periodo nasceranno anche altri musicisti, molto molto importanti per tutti noi ancora oggi. E mi riferisco in particolare a Massimo Urbani, un prodigioso sassofonista romano che ha cambiato veramente il modo di suonare il sassofono. Va ricordato anche Danilo Terenzi, un trombonista che è stato stroncato da un male incurabile molto giovane, ma che ha avuto la possibilità, nei pochi anni della sua attività, di scrivere pagine molto importanti del trombone moderno. Per la prima volta si crea una scena che si fa valere, che permette anche all'Italia di allinearsi agli altri paesi europei. Questa evoluzione fu permessa da musicisti americani che diffusero in Italia il verbo del jazz, come Chet Baker. In particolare quest'ultimo influenzò moltissimo la scena del periodo. Suonò anche nei film, e voglio ricordarvi Urlatori alla sbarra, in cui compare al fianco di Mina. Se vi dicessi che ai concerti di Chet Baker negli anni 80 potevano esserci anche soltanto 10 persone di pubblico, probabilmente non mi credereste. Oggi riempirebbe una sala di auditorium con 3.000 posti, ma all'epoca, negli anni 60, 70, 80, la sua musica non era considerata moltissimo. Until you've loved a love you've had to lose, you don't know. La sua poetica, semplice e diretta, negli anni della contestazione non era capita, anche per motivi ideologici. Until you've kissed and had to pay the cost. Masetti è uno di quegli artisti puri, possiamo dire, no? Che ha sempre portato quella sua capacità, quel suo talento fin da quando era giovanissimo. Dunque poi si è evoluto anche lui, ma il suo talento naturale era appunto questa capacità melodica enorme, questa voce magica. Lui era molto capace comunque di stare dentro un linguaggio tipico del bop, ma la sua natura di cantante, di melodista, gli faceva prediligere, diciamo, un linguaggio più raffinato, più alla ricerca di punti melodici piuttosto che di un approccio, diciamo, non muscolare, ma come ti posso dire, virtuosistico dello strumento. Affascinante anche della mia esperienza con Chet, che è stata anche, insomma, piuttosto lunga, 9 anni. In questi 9 anni io assieme a lui ha avuto la possibilità, ha fatto tantissime cose, anche partecipazioni a dischi di cantanti, e ti devo dire che la cosa magica, come tu sai Max, che il suo approccio rimaneva identico sia che dovesse suonare appunto un brano per orchestra oppure dovesse suonare su una canzone, o c'era sempre appunto un approccio capace di ogni volta di toccarti in qualche modo, no? Questo suo carisma che riusciva fuori nella musica. Thank you.
Se c'è una città al mondo che racconta al meglio con la sua architettura, la sua forma, la sua struttura, il jazz moderno, è New York. Alla fine degli anni 50 nasce l'hard bop. È una reazione alla musica della West Coast di Los Angeles, fatta dai turnisti e dai famosi musicisti bianchi come Stan Getz, Jerry Mulligan e Chet Baker, che entreranno profondamente nell'immaginario collettivo. Sono musicisti comunque quelli dell'hard bop che riprendono in mano la tradizione del blues, del soul, del gospel e lo traducono in una musica molto forte, dinamica, aggressiva e piena di energia. La guerra fredda, le forti crisi sociali, politiche e economiche degli anni 60-70, il Vietnam, influenzarono profondamente tutte le arti, compreso il jazz. I neri in particolare prendono coscienza politicamente della loro condizione e già negli anni 40 molti di loro diventano musulmani. Si cambiano il nome, Youssef Latif, Sadiq Hakim, Saib Shihab, ma anche Art Blakey, che si fa chiamare Abdullah ibn Buhayna, e Kenny Clark, Liaquat Ali Salam. Questo permetteva di aver scritto sui documenti white e non colored e creava meno problemi. Se io dovessi pensare a un nome, non penserei al nome di un musicista, ma di una donna, Rosa Parks, che è stata la prima a rivendicare, la prima a cambiare e a movimentare, a creare un movimento rispetto ai diritti civili dei neri. Fu la prima a sedersi su un autobus. Questo cambiò completamente tutto. Fu un'altra grande rivoluzione, subito dopo quella del bebop, una rivoluzione sociale della comunità afroamericana. Da lì comincia effettivamente quella che è la storia non solo della liberazione attuale, chiamiamola così, dei negri, ma comincia il principio dell'identificazione dei diritti dei negri, dei diritti civili dei negri. Cioè quando non c'è solo un fatto sentimentale, non c'è solo una reazione morale alla separazione fra neri e bianchi, ma c'è l'affermazione democratica del principio dell'identità dei diritti fra neri e bianchi, cioè la svolta politica. Questa ragazza che non si alza e non cede il posto rappresenta appunto l'affermazione della nuova identità politica dei diritti civili dei negri. E da lì cominciano poi le grandi marce che Martin Luther King condurrà fino alla sua morte. Il periodo d'oro dell'hard bop, che porterà alla fase del free jazz, è legato ai neri e alla loro presa di coscienza e al distacco totale dal jazz come entertainment. L'hard bop cos'è esattamente? Un movimento che si basa sulla riacquisizione del proprio status, dei propri diritti e delle proprie origini, delle proprie radici, quindi di nuovo focalizzati sul blues, di nuovo focalizzati sul gospel. Ci sono musicisti che vengono dalla tradizione bebop, ma che non trovano più nel bebop quegli elementi di novità, di rinnovamento. Il bebop, per esempio, usava materiali scritti tratti dalla grande tradizione, quindi gli standards venivano rielaborati, riscritti. L'hard bop usa materiali nuovi, molti cominciano a riscrivere. La cosa importante è che l'hard bop costruisce i suoi temi, per l'appunto. Pezzi fondamentali come Remember Clifford, proprio dedicato all'appena scomparso Clifford Brown. Da Benny Golson, che è rimasto un riferimento per tutti quanti. Ma più in generale l'uso dei materiali originali. Una pratica che per un periodo era stata accantonata, proprio a favore del repertorio della grande tradizione dello swing, quindi della musica da film, della grande tradizione. Clifford Brown è uno dei più grandi musicisti della storia del jazz. La sua vita brevissima, solo 26 anni, non gli permette di esprimere appieno le sue doti eccezionali.
trombettista del Delaware, proviene stilisticamente da Fats Navarro, un altro sfortunato eroe del bop. Se fosse vissuto oltre i suoi 26 anni, avrebbe dato filo da torcere a Miles Davis e segnato il periodo dominato da Coltrane. Un altro dei maestri dell'hard bop è Horace Silver. Chi è Horace Silver? Horace Silver sicuramente è uno dei personaggi più influenti di tutta la storia del jazz, anche dei più longevi, perché la sua attività sicuramente è, possiamo posizionarla a cavallo di metà degli anni 50, durante gli anni 50, ma la sua produzione va oltre, va ben oltre, arriva fino ai giorni nostri, le sue formazioni. Caratteristica fondamentale è sicuramente un tipo di pianismo molto ritmico, che cura molto l'aspetto anche melodico. La cantabilità del suo strumento è importantissima, è il più prolifico ed il più interessante compositore di quel periodo. È un melting pot lui stesso. Assolutamente. Ma è un mix incredibile. Sarà il traghettatore verso il soul jazz, ma verso tantissimi generi. Il pianista Horace Silver elabora una singolare formula magica per la composizione musicale. È basata su cinque linee che vanno seguite. La prima delle cinque linee per la composizione musicale è la bellezza melodica. La seconda linea guida alla composizione musicale è la significativa semplicità. La terza linea per la composizione musicale è la bellezza armonica. La quarta linea è il ritmo. La quinta e ultima linea guida alla composizione musicale di Horace Silver riguarda le influenze ambientali, regionali, ereditarie e spirituali. Max Roach inizia giovanissimo con il bebop e suona accanto a Charlie Parker subito. Stile unico, predilige le linee articolate dell'hard bop e i suoi tempi velocissimi ridisegnano il ruolo della batteria, che diventa uno strumento melodico, oltre che ritmico.
La sua musica è molto politicizzata e fuori dai canoni commerciali e per questo si affida per primo, già negli anni 60, ad etichette indipendenti come la Debut, fondata con Mingus, che gli permette di registrare quello che gli pare. La Freedom Now Suite è la prima opera discografica che, attraverso la voce della moglie Abby Lincoln, denuncia attraverso il jazz la condizione di sofferenza del popolo afroamericano. Nel gruppo di Max Roach spicca la meteora Booker Little, trombettista straordinario che in una manciata di anni influenzerà il futuro del jazz fino ad oggi. Art Blakey inizia nel jazz come pugile, no veramente, suona un po' il pianoforte e poi passa alla batteria e questo è stato un passo molto importante per tutti noi. È un vero Ercole del ritmo, possente come un percussionista africano, fa la sintesi più dinamica e eccitante fra il ritmo della madre Africa e lo swing. Il suo gruppo storico, i Jazz Messengers, sarà l'incubatrice dove si svilupperanno tutti i talenti del jazz moderno, da Wayne Shorter a Freddie Hubbard, da Terrence Blanchard a Wynton Marsalis. Una sorta di università del jazz moderno che permette ai suoi giovani leoni di affilare le unghie per poi acquisire una direzione autonoma. Lee Morgan sarà insieme a Freddie Hubbard e Woody Shaw uno dei massimi trombettisti dell'art bop. Bossa Nova nasce nel 58, quando João Gilberto realizza sul disco questo particolare accompagnamento ritmico. Questo strano connubio fra elementi latini, cultura europea, grande raffinatezza, provoca nel jazz una scintilla che si accompagna a un momento di grande rinnovamento, perché siamo negli anni in cui sta crescendo il free jazz, l'art bop è in pieno sviluppo, ci sono quindi avvisaglie di ulteriori cambiamenti. Molti musicisti di jazz restano affascinati da questi ritmi e da queste atmosfere, e fra questi c'è Stan Getz, che chiama in studio i due padri della bossa nova, cioè João Gilberto e Antonio Carlos Jobim. Tuttora in Brasile, una cosa per l'elite culturale, perché una cosa non a caso che si è mischiata col corrispettivo nordamericano, cioè il cool jazz, si è mischiata con Stan Getz, con Jerry Mulligan, insomma, con i musicisti, esatto, Bachank, con i musicisti bianchi californiani, quindi musicisti colti. Lo stesso Jobim, se vuoi, da Chopin ha rubato quasi tutto, usandolo molto in maniera molto intelligente, ma almeno due brani di Jobim, uno è questo. Thank you.
quest'altro? Quindi uno si chiama In senza tese, l'altro Ritratto in branco e preto, vengono tutti e due insieme da uno studio di Chopin che è opera 10, credo il numero 6, che non mi ricordo... Ricordo assolutamente come continua, ma più o meno è questo. È esattamente l'inizio dei due brani come accordi e addirittura... Solo che lo fa in maniera talmente geniale che viene perdonato. Ma tante altre cose di Jobim, uno è un valzer che si chiama Luisa. Brasiliano, in fondo questo è un pezzo europeo, è un valzer europeo, insomma, ci sono tante cose quindi che oltre a venire dal jazz vengono addirittura dalla musica classica. E quindi questo si coniuga poi con il ritmo, che comunque si è una grande innovazione, no? Con quel ritmo che si sono inventati, che nelle tastiere quando uno pigia bossa nova fa così. Facendo una sintesi di quella che dovrebbe essere la chitarra e il povero bassista, per fortuna in Brasile lo suonano diversamente, con più enfasi, però devo dire, se c'è una cosa brutta da ascoltare sono i dischi fatti dai musicisti americani di bossa nova. Per esempio ce n'è uno molto brutto, va detto, che è di Ella Fitzgerald. Ella abbraccia Jobim e probabilmente Jobim non ricambia, nel senso che è suonato in studio con musicisti americani e lei canta in inglese. Già a me risulta indigesta la bossa in inglese, tranne Frank Sinatra quando ha voglia. E in più suonano veramente così, purtroppo. Sono fior fior di turnisti che suonano in maniera molto rigida. Ultimamente sono andato alle radici e ho scoperto che choro e samba, che sono gli ingredienti della bossa nova insieme al jazz, sono generi più popolari, più sanguigni. Più o meno il ritmo dello choro è sempre una cosa del genere, no? Una cosa anche abbastanza semplice, come il ragtime, una cosa abbastanza rigida in teoria, all'interno della quale però può succedere tutto. Proprio una cosa invece, questa devo dire sì, con l'Europa ha proprio poco a che fare, nel senso che il samba è proprio una cosa tutta loro, anche se ancora una volta non è per fare il solito, quello che vuol trovare rimandi, però uno dei samba più famosi loro, scritto da uno che si chiamava Zecchecci, che è questa, quelli che scrivevano samba in particolare, quelli che scrivevano choro erano più colti, quelli che scrivevano samba venivano da una favela, li cantavano e qualcuno glieli trascriveva, oppure addirittura li cantavano e la gente li imparava, quindi è tradizione orale, quindi non sono compositori nel senso come ci immaginiamo noi oggi, Nelson Cavaquinho, Cartola, Zecchecci, tutta gente che oggi è stata riscoperta, negli anni 60 li hanno portati in studio già vecchi a cantare il loro samba, ma è tutta gente che li ha demandati per tradizione orale. Il samba più famoso di Rio è A Voice do Morro, che per loro è una specie di inno, sembra che resti Tilde Nos Amour, ma io sono convinto che non sia fatta apposta. Non credo che Zecchecci nella favela di Rio avesse dischi di Charles Trenet, però di fatto... Thank you.
semplice dello scioro anche melodicamente, in più è fatto apposta perché la gente lo impari, perché quando devono scrivere un samba per il carnevale, ognuna delle scuole di samba ha un compositore, a volte coltissimo, a volte Chico Buarchi, Gilberto Gil. Quando scrivono questo samba lo provano una volta alla settimana per 6 mesi. In 200. In 200. Cioè anche di più. E stanno lì e se lo cantano per 50 volte di fila, questa cosa qua, la cantano per 50 volte, bevono, ballano, finché quando arriva il momento del carnevale l'hanno imparata anche i sassi.
la musica da ballo si può riassumere proprio nel genere del son, che viene dall'oriente di Cuba, che si suonava negli anni 20 e poi va a finire fino alla salsa, che diciamo nasce alla fine degli anni 60 nelle città nordamericane, New York, Los Angeles, Boston, nelle comunità latine delle grandi città nordamericane. Lì nasce la salsa fatta dagli immigrati latini, cubani e portoricani. Ora vi faccio vedere insieme alle congas, diciamo, le figure di base appunto del son che poi diventa salsa. Gillespie è particolarmente sensibile all'inserimento di questi ritmi nelle sue orchestre e questo è reso possibile dall'incontro con un altro musicista di Cuba, Chano Pozo González. Chano Pozo integrò a questo brano meraviglioso che sto per presentarvi, che si chiama Algo Bueno, il ritmo afrocubano sulla base di un pezzo bop. Il pezzo bop era Voodoo New, che era suonato da Gillespie e Parker, che diventa a questo punto, integrato dai ritmi, diventa Algo Bueno. Algo Bueno sviluppa un concetto molto semplice, una melodia molto bella che i tromboni adesso ci faranno sentire. Qual è la differenza rispetto ai pezzi swing o ai pezzi, diciamo, tipo quelli commerciali che sentivamo negli alberghi di Cuba? Che Gillespie mette, attraverso Gil Fuller, che è il suo arrangiatore, delle coloriture tipiche del bop. Cioè, che cosa fa questo arrangiatore? Per dare carattere, per mettere un segno riconoscibile del bop, inserisce praticamente degli assoli trascritti di Gillespie e li fa fare alle trombe. E c'è proprio una risposta che è proprio Dizzy Gillespie trascritto. La quarta, 1, 2, 3, la quarta di D. Questa è una frase, a parte l'ultima, è una frase tipica di Dizzy Gillespie che si può proprio sentire nei suoi soli. Quindi questo dà carattere e crea quella sensazione di linguaggio per iniziati. Cioè, questo è una nuova musica, è nostra e parliamo un dialetto che capiamo solo noi. La risposta alla temperie del bop di Dizzy Gillespie e di Charlie Parker viene dalla West Coast. Nella West Coast operano alcuni straordinari musicisti bianchi come Jerry Mulligan, come Chet Baker e moltissimi arrangiatori che lavorano negli studios di Hollywood per preparare le colonne sonore per la televisione, per il cinema, per la radio e per tutto quello che è il mass market dell'entertainment americano. Ma perché il West Coast Jazz è così importante? Perché il West Coast Jazz è uno sviluppo del cool jazz che nasce a New York grazie alla tuba band di Miles Davis. Quanto è stato importante Jerry Mulligan nel delineare la figura di questo strumento? Ma io direi che il baritono, che fino alla, diciamo così, all'avvento di Jerry Mulligan era uno strumento un po' sottovalutato, usato in big band per conferire la profondità, eccetera, eccetera. Al coro dei sassofoni. Esatto, nella sezione dei sassofoni. Ma non era molto in auge il baritono, che è stato lui
a dare una dignità al sax baritono che fino allora non aveva. Jerry Mulligan era un grandissimo musicista, con un talento formidabile, un ideatore di situazioni particolari, un ricercatore di suoni diversi. Non a caso lui è stato il primo a costruire un gruppo di jazz, un quartetto, senza l'utilizzo di nessuno strumento armonico, quindi non c'era piano, non c'era chitarra. L'unico strumento armonico, se vogliamo, era il contrabbasso. Ma prima di fare questo quartetto, che poi diventò famosissimo, anche grazie alla presenza di Chet Baker, che è stato un trombettista nel suo genere unico, ma lui aveva fatto degli esperimenti prima, dei tri addirittura, senza piano ancora, senza questo, senza quello. In più lui aveva una conoscenza musicale enorme, quindi è stato, come sai, anche un grande arrangiatore, Jerry Mulligan. Ha suonato proprio questo baritono, perché lui veniva ogni tanto in Italia per affari e veniva senza strumento. E quando naturalmente gli organizzatori qui in Italia sapevano che Mulligan era in Italia, dicevano che bisogna farlo suonare. Lui non aveva lo strumento, però sapeva che io avevo lo strumento gemello del suo. Il mio strumento è il gemello dello strumento di Gianni. Stessa marca, stessa serie. Stessa nidiata. Quindi lui lo sapeva che l'avevo, allora in due o tre circostanze me l'ha chiesto in prestito e giustamente io glielo ho prestato. Le spiagge assolate, le belle macchine Studebaker, le palme di Hollywood, insomma la scena del West Coast, producono una musica rilassata, dolce, gradevole, molto fresca, ma molto swingante nello stesso tempo, che è suonata dai musicisti che suonano negli studios, gli studios che faranno poi le colonne sonore dei principali film della nostra vita. Storico fine anni 40, nel 47 Conitz aveva 20 anni, era dominato da una figura imponente e, come dire, definitiva, che era Charlie Parker, sia sotto il profilo musicale, sia sotto il profilo sassofonistico, sia sotto il profilo
della proiezione della concezione del tempo, sia sotto il profilo addirittura della moda o delle abitudini belle e brutte, no? Purtroppo. Di costume, diciamo. Esatto, di costume, perfetto. Ecco, in quest'ottica in cui tutto il popolo del jazz che affollava i palcoscenici era nero, grosso modo, perché era una piccola minoranza in quel momento che suonava fra i bianchi il jazz inteso come piccolo gruppo innovatore, appare questo gruppetto guidato da Lenny Tristano, in cui propone la musica più sommessa, estremamente sofisticata, con una grande ricchezza armonica, una straordinaria competenza anche melodica. Davis, in quel momento che scelse Lee Konitz, credo 19enne addirittura, conosciuto minorenne nell'orchestra di Thornhill da Gil Evans, e i suoi fratelli neri, diciamo, gli dicono: perché in questo momento, era un momento un po' di crisi, non si suonava molto, non c'era molto lavoro, perché fai suonare un bianco invece di un nero? E Davis, che poi è sempre stato un indipendente, questa insomma è stata una delle sue grandi armi probabilmente, rispondeva: perché nessun nero suona come Lee Konitz in questo momento, io ho bisogno di quel suono e di quel sassofonista. Un personaggio che era stato più o meno trasversale, più o meno un po' di confine nell'era del bebop, quale Miles Davis, che aveva avuto occasione giovanissimo di suonare con i più grandi, con Charlie Parker nel momento in cui questo arrivò a New York, da una serie di incontri che avvennero tra l'altro in un famoso seminterrato di Gil Evans, casa sua praticamente, nella sua casa, dove c'erano le chiavi attaccate fuori e chi entrava entrava tranquillo, inventarono questa cosa, cioè cercarono di mischiare quello che era stato fatto fino ad allora con degli stilemi delle grandi orchestre, ma anche della musica classica, e fu importantissimo il passaggio in cui decise di mettere in piedi una tuba band. Prima la portò dal vivo in un locale di New York e poi la portò in sala di registrazione, e il capolavoro del momento è Birth of the Cool del 49. The Birth of the Cool non nasce come un disco, noi oggi lo possiamo vedere come un LP, un CD, ma in realtà allora si incidevano delle facce singole, e queste facce uscirono singolarmente, appunto erano su due facciate, con 78 giri c'erano alcuni di questi brani. Il disco come lo conosciamo adesso in realtà si concretizzò alla fine degli anni 50, quando anche si capì la portata rivoluzionaria di quelle sedute di registrazione, soprattutto di quel gruppo di musicisti che aveva fatto queste cose così clamorose, ed è importante quell'esperienza per tantissime cose. Tra l'altro, appunto, la presenza di Jerry Mulligan, 21-22 anni, giovanissimo, solista già maturo e arrangiatore straordinario, ed è quello che mette più diciamo carte sul tavolo. 6 arrangiamenti su 12 sono di Mulligan in quella operazione, Evans ne firmerà solamente 3, anche se Evans rimane un po' il grande papampo di questo cenacolo di giovani arrangiatori. Cool o West Coast Jazz, un momento fondamentale, diventa a cavallo tra fine anni 40 e primi anni 50, un periodo molto breve, ha una storia molto breve, un declino quasi immediato, ma fissa dei punti importantissimi. Il piano less, per esempio, di Chet Baker e Jerry Mulligan, piano less senza piano, quindi senza uno strumento armonico all'interno di una formazione, apre nuove possibilità. Possibilità fondamentali, per esempio quelle dell'uso del contrappunto,
un espediente musicale molto usato nella musica classica, ma che fino a quel momento non aveva applicazioni pratiche nel mondo del jazz. Questo è uno degli aspetti. L'altro è il rifacimento, quindi i riferimenti relativi al tutto un aspetto più cameristico, che sfocerà poi in un movimento molto criticato, ma con anche questo con delle basi interessanti, che è il Third Stream. La musica della terza corrente. La terza corrente, che lega proprio musica classica e jazz. Tristano è sicuramente il caposcuola di quel modo di fare jazz che è stato chiamato cool jazz, che in Italia si è pensato fosse jazz freddo. Per la verità cool sappiamo che è fresco, cioè brillante, piacevole. I musicisti bebop sappiamo che si erano chiusi a riccio e facevano una musica criptica che equivale nella poesia alla poesia ermetica, erano degli ermetici, però con una forte impronta da un lato drammatica, dall'altro lato ironica, da cavare la pelle. Il cool jazz è lo stesso linguaggio diventato fresco, non drammatico, ma nelle mani di un grandissimo come Lenny Tristano, che aveva una preparazione di musicista classico, è diventata una cosa colta. Tristano, questo pianista cieco dalla nascita che in qualche modo rappresentò un momento di estrema rottura con quello che era avvenuto precedentemente. Lui aveva una un'impostazione degli studi classici, ma riusciva tranquillamente ad eseguire il repertorio e il linguaggio del jazz. Fu questo che sconvolse musicisti dell'epoca, e anche nel caso di musicisti come Charlie Parker o lo stesso Miles Davis, che comunque avevano già un proprio canale, un proprio indirizzo. Lenny Tristano, forte della sua cultura classica, spacca tutte le consuetudini e rompe gli argini e va verso la musica free praticamente. E pensa che riguardo a questo c'è un'altra grande frase di Mingus, che in qualche modo lui è stato un personaggio illuminante, perché fino a che non fu sconvolto dalla malattia aveva sempre un'idea giustissima. Lui disse che il free jazz potevano suonarlo personaggi come Ellington e come Tristano e pochi altri. Come dire, ci vuole una preparazione molto, molto forte per poter essere liberi. Esattamente.
istruzioni per l'uso. Dal 47 in poi, quindi in piena era bebop, si comincia a sviluppare una corrente di musica tutta influenzata dai ritmi afrocubani. Quando il jazz ha scoperto Cuba è stato negli anni 40, c'erano Dizzy Gillespie, Charlie Parker, perfino Stan Kenton, che ogni tanto andavano in una discoteca che andava molto di moda a New York, il Palladium. Andavano così, si affacciavano al Palladium, dove suonavano delle grandi orchestre cubane, questo negli anni 40, per esempio l'orchestra di Macito. E lì conobbero per esempio un trombettista che si chiamava Mario Bauzà, trombettista cubano, e cominciarono a familiarizzarsi con questa musica e furono subito affascinati. In questa contingenza è nato il Cuban Bop, e cioè il bebop con questa iniezione ritmica cubana molto forte. Uno dei principali alfieri del bebop, Dizzy Gillespie, scopre l'afro-cuban jazz attraverso Mario Bauzà, che suona con lui nell'orchestra di Cap Calloway. Mario Bauzà suona a sua volta nell'orchestra di Macito, Frank Grillo, detto Macito. È talmente potente l'influenza di questa musica sulla scena di New York degli anni 40 che immediatamente tutti i compositori dell'epoca ne risentono. Pitrugolo, che è l'arrangiatore dell'orchestra di Stan Kenton, gli dedica addirittura un brano con il suo nome, Macito, come aveva fatto prima con Minor Ferguson o con Shelly Manne. 1, 2, 3.